Gara 1 del Euroformula Open da Spa-Francorchamps, con subito Leonard Hoogenbroek ancora prima della partenza rimedia un drive-thru per jump start. Felipe Drugovic che mantiene la leadership con Siebert che ha la meglio su Cameron Das dalla prima fila in picchiata verso Oruj Eradion per questo primo giro di gara, che vede subito Drugovic farsi beffare da Baltas, da Cameron Das, mentre Baltas, Karkozic e Festante finiscono fuori alla prima curva, mani nei capelli in casa Campos, con Drugovic che cerca di riprendere la prima posizione, con Siebert che va in vetta alla corsa a scapito di Cameron Das. I due daranno vita a un grandissimo duello, come lo fanno anche Fittie e Hoogenbroek nelle retrovie. Il sorpasso che sposta letteralmente il tedesco all'ingresso di Oruj, qui il contatto che invece mette fuori dai giochi Cameron Das, che era leader della corsa, con anche Marco Siebert che rompe l'ala anteriore. Passano in vetta la corsa così Felipe Drugovic e Mateus Iorio. Il pilota di casa Carlin riesce ad avere la meglio sul connazionale di RP Motorsport, ma fa con un vero e proprio reset. Drugovic torna davanti a tutti, andando a vincere la quinta gara dal suo arrivo in Euro Formula Open, la quarta di questa stagione. Un dominio netto in campionato per lui dopo la pole position. Sul podio tre brasiliani, Drugovic, Iorio e Samaria. Vincitore invece della classifica rookie Lucas Danner, quarto assoluto.